quattro splendide giornate in musica nel segno di Astor Piazzolla. Tutta l'anima e la passione del grande musicista e compositore argentino hanno ispirato anche quest'anno l'International Trani Tango, il festival interamente dedicato ad uno dei balli e generi musicali più popolari al mondo. Si è chiusa lo scorso fine settimana l'edizione numero 11 della Kermessa, che va in archivio facendo registrare uno straordinario successo di partecipanti, tra ballerini e appassionati arrivati a Trani da tutto il mondo. Una manifestazione nata da un'idea dell'associazione in movimento e cresciuta anno dopo anno. Lavoriamo un anno a questo evento e diciamo raccogliere poi i sorrisi di tutta questa gente che viene da veramente tutte le parti del mondo. Fino a un mese fa non avevamo quasi italiani, però avevamo Hong Kong, Cina, Stati Uniti, Canada, Giordania, da tutte le parti d'Europa, e poi abbiamo tantissimi adesso torinesi, siciliani, un po' da tutte le parti d'Italia, lombardi, Emilia Romagna, Marche. C'è una grande partecipazione e il fatto abbiamo il 30% di presenza straniera, quindi diciamo andiamo anche a garantire alla città un turismo di qualità. Seminari, lezioni di ballo collettive e spettacoli itineranti in diverse zone della città, da Piazza della Repubblica a Piazza Duomo, che ha ospitato la suggestiva milonga di gala ai piedi della cattedrale, con l'esibizione dei direttori artistici Miguel Angel Zotto e Diana Guspero. Quattro giorni ricchi di eventi che hanno fatto di Trani la capitale mondiale del tango, celebrando il fortissimo legame tra Astor Piazzolla e la sua città di origine. L'International Trani Tango è una manifestazione nata nel ricordo di Astor Piazzolla. Trani è la città di Astor Piazzolla, lo ricordiamo sempre, i suoi nonni, siamo orgogliosi, sono nati qui a Trani, lui lo ricordava sempre nei suoi concerti. Noi siamo partiti di lì proprio per sviluppare anche il turismo delle radici, si chiama così, proprio anche la voglia e l'amore di ritornare in questa terra per riscoprire anche le proprie radici e per ballare anche del buon tango. Uno degli appuntamenti di punta dell'estate in Puglia, con ricadute molto positive in termini di presenze turistiche. Attira tantissimi turisti da tutte le parti del mondo. Quest'anno abbiamo avuto turisti dall'Australia, da Stati Uniti, da Tokyo, da Taiwan, dalla Francia, dalla Spagna e da tutta l'Italia. E le persone sanno che qui possono vivere una vacanza magnifica, ballando del buon tango, trovando dei maestri internazionali, e poi naturalmente Trani è bella e siamo orgogliosi di ospitare tutta questa gente.